Il derby dello stadio dei Marsi di Avezzano sarà il clou della seconda giornata di ritorno in Serie D. Avezzano-Vastese sarà per tanti motivi una gara da seguire con particolare attenzione. Peccato per la cornice di pubblico che non potrà essere quella desiderata, perché sarà una trasferta vietata ai sostenitori aragonesi. Una decisione che ha lasciato stupiti molti e ha mandato su tutte le furie il presidente marsicano Gianni Paris. Sul fronte formazione, Giampaolo spera di recuperare a centrocampo Angelo Persia, anche se la mission sembra davvero complicata, ma recupera al centro della difesa Menna, che farà coppia con Sbardella. In porta torna Federico Fanti. Sul fronte vastese invece, dopo il KO di Viscardi e la partenza di Bagaglini destinazione San Nicolò, la squalifica di Iodice aveva messo in ambasce Colavitto, che tuttavia in poche ore ha visto arrivare rinforzi come Cane e Maronille per dare manforte alla retroguardia. È una squadra organizzata, un allenatore che le mette bene in campo, è una squadra costruita per vincere, per voler vincere il campionato, quindi una squadra che secondo me non ha punti deboli. So solo questo, che la società mi ha chiesto di mantenere la categoria. La Vastese non deve vincere il campionato, ci sono altre squadre come l'Avezzano, la Vispesaro, il Matelica, il Francavilla, il Pinedo, cioè squadre corazzate che dichiaratamente hanno detto che vogliono intraprendere un ruolo da protagoniste. È una partita che qua Avezzano si sente molto, diciamo, come contro l'Aquila. È un bel derby e dobbiamo prepararla in migliori modi già da oggi e per domenica riprenderci i due punti che abbiamo perso domenica ieri. Dobbiamo vincere assolutamente. Impegno d'alta classifica per l'Aquila, che riceve la visita della Vispesaro, che ha appena riaperto il campionato attestandosi a meno uno dalla capolista Matelica. Ieri intanto sono arrivate le parole del patron rosso-blu Corrado Chiodi, che attraverso il profilo ufficiale della società ha chiarito i motivi del silenzio della proprietà nell'ultimo periodo. La decisione di rimanere in silenzio in questo momento di innegabile difficoltà, sostiene Chiodi, non è stata dettata dal volersi nascondere, ma piuttosto dalla necessità di voler lavorare concretamente per cercare di risanare la società per quanto era ed è nelle nostre possibilità. La dimostrazione concreta è che la società sta onorando gli impegni, compresi quelli tributari. Esiste un piano di risanamento al quale si sta cercando di far fronte con tanti sforzi. Il Pineto invece va al San Marino Stadium galvanizzato dopo la brillante affermazione sul Matelica di 6 giorni fa. Amaolo riavrà Pomante in difesa, ma la trasferta non è per nulla semplice, considerando che la squadra di Medri è reduce dal poker appena rifilato alla Vastese su un campo, quello dell'Aragona, sul quale gli uomini di Colavitto si erano mostrati praticamente infallibili. Dopo il successo all'esordio in panchina, per Montani c'è la prova della prima in classifica da superare col suo San Nicolò. L'impegno di Materica è complicato, ma la prova offerta con l'Agnonese fa ben sperare. L'altro derby di giornata invece è quello del Valle Anzuca tra Francavilla e Nero Stellati. Tra i pratolani è ancora caos dopo le dimissioni dell'ormai ex tecnico Matteo Di Marzio, successive alla sconfitta col Castelfidardo. In casa giallorossa invece sarà certamente assente l'attaccante Bojan Aleksić, che nella gara col Fabriano ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra e ha iniziato con lo staff medico il percorso riabilitativo. La partita è una partita che temiamo tantissimo, che rispettiamo, perché la classica partita dove si ha solo da perdere e noi non vogliamo assolutamente commettere nessun errore, perché è una partita dove la dobbiamo approcciare con la giusta mentalità, perché altrimenti soffriremo. Quindi sicuramente di questo ne abbiamo parlato durante la settimana e sono convinto che i ragazzi non sbaglieranno l'approccio, la giusta mentalità per affrontare una partita che dobbiamo assolutamente vincere.